Nonostante la crisi e il calo dei consumi alimentari, non si arresta l'interesse per i prodotti biologici, cresciuti del 17,3% nei primi 5 mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli operatori del settore al 31 di dicembre erano 52.383, anche loro in crescita rispetto al 2012, e in aumento è anche la superficie coltivata. L'Italia quindi è a pieno titolo leader in Europa, in un settore che vale circa 3 miliardi di euro. Però non va dimenticato che anche negli altri paesi europei gli investimenti sul biologico stanno crescendo notevolmente. Questo è il presente e il futuro. Per il 2015 sul fronte dei consumi non sono previste, dice il Centro Studi di Nomisma, inversioni di tendenza. Certo, l'ortofrutto biologica ha una tradizione consolidata alle spalle, la zootecnia molto meno, ma al momento il prodotto bio più acquistato sono le uova, seguite poi da latte e yogurt. Allora, quali frontiere si aprono per la zootecnia biologica? Quali prospettive ci sono? Quali sono le problematiche legate alla certificazione delle produzioni, all'organizzazione degli allevamenti e poi ancora il nuovo regolamento sulla zootecnia biologica e non ultimo le opportunità che si aprono con il nuovo PSR 2014-2020? A queste domande ha risposto il convegno organizzato qui al Palazzo dell'Agricoltura di Piacenza dal CRPA, il Centro Ricerca e Produzioni Animali, nell'ambito delle attività di informazione e divulgazione del PSR 2007-2013. Il biologico è un settore che sembra non conoscere crisi in confronto ad altri, ma al momento qual è la situazione dei consumi, lo stato dell'arte, diciamo così, Kiss the Rust, del CRPA di Reggio Emilia? Ma i consumi, in effetti, come lei dice, del prodotti zootecnici biologici, ma non solo, anche in generale comparto biologico, nei primi mesi del 2014 segna un incremento notevole dei consumi, ed è interessante perché in periodi di crisi, con il calo del consumo in generale, il settore biologico sembra che non soffre di questa situazione. Per esempio il latte, il biologico, è in aumento nei primi 5 mesi dell'anno del 7%, mentre il latte convenzionale è calato dell'1%. Questi sono dati, gli ultimi dati dell'ISMEA. Così anche il settore del pollo da carne, anche lì la carne di pollo biologico continua a esserci un aumento, così anche come le uova e così via. Quindi insomma è questo al momento in prospettiva, e poi soprattutto la situazione italiana e la situazione nel resto d'Europa. Noi siamo grandi produttori, gli altri forse sono maggiori consumatori di noi. Beh, diciamo l'Italia è un grande produttore di produzione biologica vegetale, diciamo verdure, frutta biologica. Ovviamente l'Italia è molto importante, esporta molto. Così. Il settore zootecnico invece è un settore meno sviluppato dal punto di vista per il settore biologico. Gli altri paesi sono più avanti, anche perché talvolta hanno anche una zootecnia meno intensiva. Per esempio l'Austria, la zootecnia biologica lì conta per il 20% della totale produzione e esporta anche per esempio latte biologico verso l'Italia, mentre in Italia il settore zootecnico bovino incide circa su un 4% della totale consistenza dei bovini, per i suini siamo a 0,5%. Interessante proprio nel settore avicolo, dove a livello europeo la media è di 1%, mentre invece a livello italiano abbiamo un quasi 2%, quindi lì la situazione si inverte un po'. Ma quali sono gli scogli, le complessità da risolvere perché ci sia un ulteriore sviluppo per quanto riguarda la zootecnia biologica in Italia? Ma la conversione, soprattutto per allevamenti intensivi, è piuttosto oneroso. Prima di tutto, ovviamente, tutti gli allevamenti che vogliono convertirsi al biologico devono utilizzare i mangimi biologici, che costano di più perché la rese per ettaro della produzione biologica di foraggi e di mangimi, di cereali, insomma, è più bassa e quindi costa di più. Altra costo in più per gli allevamenti è garantire spazi più ampi, poi anche accesso all'esterno,
perché tutto il regolamento europeo sul biologico prescrive proprio che gli allevamenti biologici devono avere spazi ampi, che significa per i bovini da carne il doppio rispetto al convenzionale, per i suini altrettanto, spazi doppi più anche con eccesso esterno. E poi anche per in particolare per il settore avicolo, anche lì gli spazi sono molto ampi, e questo significa che in alcuni settori, basato su studi anche fatti dal CRPA a sua volta, il costo di produzione per esempio della carne avicola è quasi il doppio rispetto a quello che è il costo di produzione della carne avicola convenzionale. Per il latte è invece la situazione un po' migliore, nel senso che gli spazi lì sono simili a quelle del settore convenzionale, quindi la conversione verso il biologico di un allevamento da latte è un po' meno oneroso rispetto agli altri settori di cui abbiamo parlato. Abbiamo visto quelli che sono i numeri della zootecnia biologica in Italia, abbiamo riassunto brevemente anche i dati del mercato, allora cerchiamo anche di capire però quali sono le problematiche, le prospettive di questo comparto. Fabrizio Piva del CCPB, organismo di controllo di Bologna. Allora, a che punto siamo? Si parla anche di un nuovo regolamento, arriverà, quando arriverà, che cosa contemplerà? Ma allora, sul piano produttivo devo dire che c'è stato, come diceva lei, un incremento delle produzioni, anche per quanto riguarda la zootecnia, pur essendo la zootecnia biologica molto piccola rispetto al panorama zootecnico nazionale. E quindi il mercato sta dando ragione a questo settore nonostante la crisi sia abbastanza forte. Per quanto riguarda la nuova proposta di regolamento, questa è stata presentata dalla Commissione Europea ancora all'inizio di quest'anno, l'anno scorso, all'inizio meglio di quest'anno, e obiettivamente non se ne vedeva la ragione, non se ne vede neanche la necessità, perché il regolamento attuale vigente è entrato in vigore il 1 gennaio 2009, praticamente ieri le aziende e tutti noi stiamo facendo esperienza in questi anni, andare a cambiare le regole del gioco oggi obiettivamente non se ne vede il motivo. Fra l'altro nel nuovo regolamento è molto più stringente su molti aspetti e quindi rischia di escludere molte delle aziende agricole biologiche italiane. Non credo che sia una buona chance per il settore nazionale, ma anzi credo che sia molto deprimente, potrebbe essere per il settore nazionale. Del resto molti altri paesi europei hanno già detto chiaramente che non sono d'accordo con questo regolamento. Quindi la discussione in corso, dobbiamo far sì che questo regolamento, se proprio deve uscire, esca facendo la fotografia reale delle problematiche dell'agricoltura biologica e della zootecnia italiana anche. Già appunto il regolamento in vigore, le diceva, dal 2009 comunque fissa dei paletti ben precisi e non sono nemmeno semplici da rispettare. No, non sono assolutamente semplici da rispettare, soprattutto per una zootecnia, per una struttura zootecnica quale quella italiana, basata sulla disponibilità di poca terra, basata su un territorio abbastanza collinare e montuoso, su difficoltà obiettive, logistiche. Noi non abbiamo i grandi spazi disponibili, quale l'agricoltura biologica, la zootecnia biologica vorrebbe. Quindi andare ulteriormente a restringere queste situazioni, non aggiungiamo nulla in termini qualitativi per il consumatore, ma aggiungiamo solamente vincoli costosi per il produttore. E a proposito di consumatori, essendo voi un organismo di controllo, controlli e serietà, certificazioni, garanzie da parte nostra che consumiamo che davvero sia biologico quello che andiamo a mangiare? Certo, ma guardi, il settore delle produzioni biologiche è l'unico settore che prevede che ogni singolo operatore sia certificato, non ce ne sono altri. Quindi io credo che oggi la testimonianza che nei primi 5 mesi del 2014 i consumatori italiani abbiano aumentato del 17% i consumi rispetto ai primi 5 mesi del 2013 in termini di prodotti biologici è la prima prova che il consumatore non ha ridotto la sua fiducia nei confronti del biologico. Questo non ci deve esimere dal migliorare le nostre performance in termini di controllo e certificazione e ridurre a zero, se possibile, tendere a zero quelle che sono le non conformità e quelle che sono anche quelle situazioni di frode che ci sono state e che ci sono come in qualsiasi altro settore. Però obiettivamente il settore delle produzioni biologiche ha un livello di difettosità che è lungi ben più basso rispetto a tutti gli altri settori ed è giusto che sia così perché vi è un sistema, un impianto di controllo, di certificazione non solo degli organismi privati, ma anche dalla parte pubblica in termini di controlli ufficiali ben più pesante e ben più importante rispetto all'analogo prodotto convenzionale.
Dopo questa prima parte introduttiva, colleghiamoci direttamente con il convegno per sentire le testimonianze che sono state portate. Enrico Tesio, della cooperativa La Sorgente di Cuneo, che ci racconta quella che è appunto l'esperienza di questa cooperativa nella produzione di suino biologico. Poi Alessandra Lazzari, che invece cascina Cade gli Alemanni di Malagnino, in provincia di Cremona, che si concentra su quella che è produzione e commercializzazione del latte biologico. E poi per finire Roberta Chiarini della regione Emilia-Romagna, per capire quali sono le opportunità che potrà offrire al comparto del biologico il PSR 2014-2020. La cooperativa di cui sono presidente, tra le altre cose, è stata fondata nel 2002, è una cooperativa piemontese della zona di Cuneo e si occupa esclusivamente di zootecnia biologica del suino da sempre, esclusivamente, nel senso che fa solo bio e fa solo suino. La cooperativa è nata mettendo insieme, è nata mettendo insieme qualche piccola realtà che era nata negli anni, alla fine del 98-99, e che aveva cominciato qualche piccola azienda locale a produrre suini bio, così senza un particolare destino commerciale. E poi nel 2002, per una serie di vicissitudini anche sfortunate di altre esperienze finite non bene, è nata la cooperativa che ha raccolto insieme questi agricoltori, che sono tutte piccole realtà familiari, e ha provato ad andare avanti su questa base. La cooperativa persegue due fondamentali esigenze di queste aziende piccole, che sono il substrato, insomma, che sono la base sociale dell'azienda. Una è la sostenibilità economica. L'ho messa per primo anche in maniera un po' provocatoria, perché nella mia esperienza io sul biologico ho visto moltissime aziende cominciare e finire velocemente. Il motivo è che molte volte, soprattutto anni fa, l'idea era che si produceva bio e il prodotto si doveva comunque vendere, perché il mercato avrebbe per forza dovuto accettarlo in qualche modo. E invece non è così, e purtroppo queste esperienze a volte non sono andate avanti, non ci sono più. La sostenibilità economica quindi è il primo nostro obiettivo, perché qualunque bella esperienza, se non ha futuro, non ha nessun significato, o ha poco significato. E la società economica è data dal fatto che le aziende che lavorano per noi, le aziende che fanno parte della base sociale della cooperativa, vivono insomma di questo lavoro, per cui è anche etico sostenerle da questo punto di vista. E la sostenibilità economica viene anche ricercata attraverso la sostenibilità agricola, cioè noi, le nostre aziende cercano di applicare queste pratiche agricole rispettose dell'ambiente, e quindi hanno sposato insomma il metodo di produzione biologica. E la società economica della cooperativa, il lavoro che fa la cooperativa per valorizzare le produzioni degli agricoltori, svilupparle nel tempo e far crescere un pochino questo nostro piccolo mondo, è data da alcune attività che svolgiamo. Cerchiamo di organizzare il lavoro delle piccole aziende che sono sole, magari una produzione sporadica. Se fossero sole avrebbero una produzione sporadica una o due volte all'anno. Pensiamo a un ciclo di ingrasso di suini di 6 mesi circa, no? Se un'azienda fa tutto vuoto, tutto pieno, produco i suini 2 volte all'anno, una piccola azienda. Mettendo insieme diverse realtà è possibile avere una produzione banalmente settimanale, mensile, fare dei programmi di lavoro con i clienti. E questa attività si svolge anche mediante sinergie di gruppo. Noi abbiamo, non so, un paio di aziende, per esempio tre aziende che fanno i piccoli, che hanno una scrofaia, e collaborano con gli altri soci che ingrassano i suini. E poi quello che cerchiamo di fare, cosa che la piccola azienda difficilmente da sola riesce a fare, è cercare di portare nelle aziende anche novità, un po' di cultura nel campo dell'agricoltura biologica e della zootecnia in generale, cioè portare informazioni che sono fondamentali per andare avanti, per crescere, per sviluppare l'attività. Alle aziende con cui collaboriamo ormai da anni, che sono principalmente macelli e solumifici, per lo più italiani in questo momento, ma abbiamo avuto diverse esperienze a livello europeo, è quello di cercare di dare la continuità del prodotto, che è stata la prima cosa che viene chiesta al mercato,
la versatilità, nel senso di cercare di soddisfare le loro esigenze e non dire questo non si può fare, questo non si può fare, ma cercare di fare quello che a loro serve. E l'affidabilità e l'esperienza, perché comunque piano piano si matura in questo campo. E per quel che riguarda la sostenibilità agricola, noi anche qui il discorso è comunque di formazione e informazione dei soci agricoltori, è sempre fondamentale, e poi la scelta di fare esclusivamente zootecnia biologica è una scelta di campo, mi sembra chiara, che comunque dà anche credibilità. E poi sul know-how torneremo dopo, perché è una cosa importante. L'ambiente in cui operiamo, io ho cercato di sintetizzare con un'analisi SWOT, si chiama così, nei settori economici, ma in sostanza un po' quali sono i punti di forza e debolezza nostri e l'opportunità che ci possiamo trovare davanti in questi anni, ma che abbiamo avuto modo di usufruire in questi anni. Sono personali, cioè sono personalizzati sulla cooperativa La Sorgente, ma in realtà poi scrivendoli penso che molti possono essere applicabili anche a molte altre realtà nel mondo del biologico e più in generale un po' alla zootecnia biologica. Uno dei punti di debolezza che ho già in qualche modo trattato prima, noi abbiamo una frammentazione della base produttiva nel settore bio. Chi si avvicina al bio in genere non è la grande azienda già strutturata a posto molto produttiva, ma in realtà si tratta di piccole realtà che possono prendere diverse vie. Alcune prendono la via di far tutto in proprio, cioè trasformare in piccolo, produrre e trasformare in piccolo e cercare di creare il loro mercato diretto direttamente al consumatore finale, se vogliamo. Ma se invece si vogliono rivolgere a un mercato un pochino più ampio, diciamo all'ingrosso, ecco, o inserirsi in qualche filiera produttiva, sono molto poco efficienti. E quindi la frammentazione del tutto della base produttiva nel nostro territorio cuneese è poi ulteriormente accentuata, perché le aziende sono piccole proprio banalmente come dimensioni. La poca forza economica delle aziende con cui ci si trova a lavorare, questo è dovuto a due fattori principali. Uno è che va detto, insomma, che molte volte le aziende che arrivano al biologico, soprattutto negli anni passati, erano in fuga da altri settori non remunerativi. Erano in fuga un po' perché forse non erano in grado di reggere la competizione in quei settori, e bisogna anche dirlo, oppure per semplicemente i settori non andavano più, però comunque arrivavano da esperienze non economicamente soddisfacenti, e quindi molte volte si rivolgono al biologico come una speranza di fare qualcosa di meglio, ovviamente con poca forza economica alla base. Un'altra realtà invece che crea poca forza economica, ma questa è una realtà un po' più positiva, il fatto che ci siano delle giovani realtà che si rivolgono al bio. Questo è soprattutto vero in questi anni, in agricoltura in generale, no? Si parla di un ritorno un po' dei giovani all'agricoltura con tutte le difficoltà che ci sono, però nel biologico è ancora più vero, cioè molto spesso aziende nuove, insomma, formate da giovani si rivolgono al biologico. Queste aziende tra l'altro hanno anche di solito queste persone hanno anche una competenza più alta della media nel settore dell'agricoltura, una formazione più elevata, magari non nello specifico, comunque hanno un livello culturale più aperto e maggiore. La carenza di obiettivi a medio termine è un altro difetto delle piccole aziende agricole, perché non è nel loro DNA vedere troppo avanti, progettare cose un po' più grandi, proprio per la dimensione sostanzialmente. La piccola azienda familiare non ne ha nemmeno il tempo, alla fine una piccola azienda familiare, che oggi la famiglia in agricoltura è uguale a tutte le altre, non è che la famiglia in agricoltura, ci sono le famiglie con i 10 figli, non ci sono più, la famiglia dell'agricoltore è uguale a quella della media nazionale, quindi non c'è tutta questa gente, ecco, e quindi si occupa di lavorare per lo più, le aziende familiari lavorano, hanno di solito poco assistenza, pochi dipendenti, il lavoro in prima persona è fondamentale, quindi di fare progetti di un certo tipo, insomma, non è il loro mestiere, ecco. La produttività migliorabile è sicuramente una debolezza del sistema di allevamento biologico in generale. Cioè, noi è giusto ogni tanto guardare anche cosa fanno gli altri, e nel convenzionale ci sono aziende che lavorano molto bene. La zootecnia convenzionale a livello mondiale, europeo, insomma, è particolare, ha dei livelli tecnologici, dei livelli di scienza, proprio di scienza applicata, molto, molto elevati, molto efficaci anche. Mentre invece l'agricoltura biologica è un pochino indietro su questo. Non dico che debba inseguire quel tipo di esattamente quella strada, però non avvalersi di conoscenze, se ne avvale di meno di tecnologia e conoscenze, per fare magari altre cose.
E un'altra cosa che è evidente è che gli investimenti sono oggettivamente carenti, cioè è un po' per i motivi che abbiamo detto prima, la poca forza economica delle aziende di provenienza. La carenza di know-how specifico è un altro punto di debolezza notevole, perché quando ci si, non so, i dati, gli studi, i prodotti specifici, nel commercio anche, per allevamento bio sono molto carenti. Perché forse non è stato in questi anni un rappresentato un volume sufficiente perché si facesse ricerca specifica nel campo, no? Quindi quando uno sceglie una strategia, diciamo zootecnica, deve avvalersi di conoscenze della zootecnia convenzionale, ecco, deve cercare di applicare, deve cercare di trovare delle soluzioni, ma non sono già studiate per lui, ecco, in genere. Le cose stanno un pochino cambiando, però molto lentamente. La legislazione bio sulla zootecnia in particolare lascia molto a desiderare. Questa è una cosa che, lo dico, avete visto la presentazione di Piva, più o meno è, a grandi linee questo è giusto. Poi se si va nei particolari però ci si chiede come mai certe cose saltino fuori in maniera così sconsiderata, no? Voglio dire, se si è, a volte mi chiedo chi scriva, no? Poi le leggi a livello europeo, più particolare poi a livello nazionale, perché non so, certi problemi banali non vengono affrontati e risolti nell'ambito della legge. La legge a volte è un pochino carente quando si porta nella pratica, no? Comunque questo non è, anche questo è una cosa non così difficile da migliorare se si vuole. Le minacce del sistema, sì, sono i costi, cominciamo dalla parte brutta, sono i costi di produzione elevati. Questo è una costi elevati, considerate che dal 2008 in avanti i costi di produzione della zootecnia sono aumentati in maniera astronomica, perché sono aumentati i costi dei cereali, banalmente. È vero che se un'azienda si produce quasi tutto lei, eccetera, eccetera, però comunque se uno ha un mais in casa che vale 300 euro, non può dire quando gli do la vacca vale solo più 180, no? Cioè, sarebbe un conto abbastanza idiota, cioè, è un po' pericoloso oltretutto per il futuro dell'azienda. Questo è successo dal 2008 in avanti, praticamente i cereali hanno fatto un salto di prezzo che comunque si stabilizzerà su un 30-40% in più di prima. Forse i picchi li abbiamo già superati, però in realtà comunque ed è tanto, perché considerate che l'alimentazione è il primo costo di una produzione zootecnica. Adesso non diciamo nelle percentuali se del latte o del suino, questa. Perché è stato, poi abbiamo una particolarità, oltre che il motivo di questo aumento dei cereali a livello mondiale, uno è stato sicuramente la competizione a livello energetico. Cioè il fatto che molti, ma questo nell'ambito globale, diciamo che il biologico segue da un lato sempre un po' il trend del convenzionale, quindi quando il convenzionale aumenta di prezzo il biologico ci è comunque sopra e segue questo trend, e oggettivamente le produzioni agricole sono andate in competizione con il petrolio sostanzialmente. Negli Stati Uniti mi sembra che, adesso ho seguito un convegno qualche tempo fa, comunque una parte molto significativa della produzione di mais, no, di tutti gli Stati Uniti viene utilizzato per produrre agroenergie, insomma, in sostanza. Per fortuna, tra virgolette, il trend di aumento di produzione del petrolio negli Stati Uniti sta cancellando questi effetti in maniera più rapida del previsto, perché sapete che si sta scoprendo un sacco, il picco del petrolio si è spostato avanti di più di un secolo probabilmente, e quindi questa cosa ha diminuito, il petrolio sta scendendo di prezzo e questo ha diminuito sicuramente questo tipo di tensione. Quell'altra cosa che invece nel biologico ha sicuramente aumentato i costi, che non hanno seguito il trend di calo del mais convenzionale, del petrolio convenzionale, è stato quello di alcuni scandali un po' eccessivi, di truffe, che si è parlato ampiamente sui giornali, sui cereali bio. Di matrice nazionale, però ben esportati e ben accettati anche in altri paesi europei. Rischio di margini troppo limitati nella realtà con disaffezione. Questo è un rischio che abbiamo corso negli ultimi due anni proprio per questi costi di produzione molto elevati che hanno compresso in maniera notevole i margini. Perché da un'altra parte il mercato ha sì seguito un pochino, ha dato una mano se vogliamo, però non ha coperto tutti gli aumenti di costo, perché poi il consumatore non comprava più. Allora, le piccole aziende familiari da sole hanno un altro difetto, che poi da un lato è anche un pregio se vogliamo, però non tollerano le perdite, e questo è una cosa che se parlate con una famiglia, io dico guadagno poco va bene, ma se perdo
Non è che dicendo vabbè, tanto quest'anno perdi, l'anno prossimo guadagni di più. Beh, però non piace questo discorso qua alle aziende familiari. Ma è evidente, cioè, non riescono a fare questa tipo di speculazione. Non mi piace neanche che lo facciano, tra l'altro, però ecco. Accesso al credito e scelta di investire. La situazione di, l'accesso al credito ovviamente per le aziende piccole è più difficile a volte, ma questo è discutibile. Comunque, invece la situazione di crisi sta consolidando un'eccessiva propensione all'attesa di tempi migliori e alla prudenza. Adesso un po', e questo è abbastanza normale, però nel biologico con questa carenza di strutture, di investimenti, di qualità delle strutture con cui si lavora, cioè, è sbagliato aspettare a investire, cioè, a un certo punto secondo me è pure anche il momento di farlo. Comunque è un po' un punto di cioè, non investire è un punto di grosso rischio, perché bisogna smettere di fare questa cosa, di migliorare la produzione. Poi l'ambiente Italia pericoloso, sicuramente una minaccia. Diciamo che oggi il mercato interno è a un grossissimo rischio di credito, nel senso che nonostante il trend di crescita che c'è, hanno anche ben definito quanto, che è molto interessante, però lavorare sul mercato interno è molto molto pericoloso, cioè, i pagamenti sono veramente diventati un problema reale. Parlavo con altre gente del settore che dice sì sì, noi potremmo vendere di più, ma stiamo vendendo di meno, cioè, vendere non è più così una bella soddisfazione oggi, è anche una preoccupazione soprattutto sul mercato interno. E adesso andiamo ai punti di forza del sistema, che ne ha qualcuno per fortuna, e del sistema ma anche della cooperativa sorgente. Io ho preso lì, come vedete, tante cose, in realtà non sono solo nostre. La storia e la reputazione. Nel settore comincia a pagare, diciamo che soprattutto dopo alcune vicissitudini un po' meno di cui abbiamo parlato prima, quelle che hanno fatto aumentare i prezzi dei cereali, il fatto di essere qui da 12 anni o 13 o quasi a fare sempre lo stesso lavoro, piano piano, magari crescendo un pochino senza fare chissà che cosa, ma cercando di fare nella terra tutti i giorni qualcosa, paga. Questo per la cooperativa sorgente, più. Nuovi soci giovani e motivati, questa è una realtà che io vedo nella nostra realtà, cioè, l'ho già detto prima, ma a noi sta capitando che comunque ci si avvicina alla nostra realtà anche gente giovane, ragazzi giovani, in media comunque preparati, diciamo mediamente più preparati della media dell'agricoltura, no? Quindi del mondo agricolo, quindi una cosa molto positiva questa, e cerchiamo di non deluderli, ecco. Allora, invece un punto di forza è che quello era, partendo dal punto di debolezza di prima del sistema, cioè il fatto che si investa poco e che il fatto che la produttività nelle aziende biologiche non è elevatissima, non siamo, cioè, c'è ancora del margine da sfruttare. Qui sono alcuni esempi, fotografie, ma non vorrei entrare tanto nei particolari di cosa facciamo o non facciamo, se volete poi ne parliamo, ma c'è ancora molto da fare per migliorare le tecniche d'allevamento, proprio per fare la zootecnia un po' meglio di prima, cioè c'è dello spazio per migliorare. Questo spazio per migliorare, secondo me, è importante cercare di riempirlo, perché oggi può essere che si sopravvive anche senza sfruttarlo, ma comunque c'è spazio per lavorare. Per lavorare in quello spazio bisogna investire. Bassi costi di gestione, l'ho messo un po' una realtà della cooperativa, cioè la nostra cooperativa oggettivamente sul costo di vendita del prodotto incide poco su quel che incassa l'allevatore. Secondo me è una cosa importante, negli anni ci ha aiutato molto di non spendere magari in strutture, in uffici, cose del genere, lavorare molto più sul campo. Oggi sapete che un'azienda può stare qua dentro tranquillamente, un'azienda come la nostra ne stanno decine di un computer così, e non è il caso di dotarsi di chissà che cosa. Cioè, i bassi costi di gestione sono fondamentali, perché almeno io credo una cooperativa agricola deve cercare di portare la redditività all'allevatore. Questa cosa per noi un po' ha pagato, ecco. E l'opportunità effettivamente secondo me ce ne sono. Uno è la produzione di nicchia poco sensibile alla crisi, per fortuna siamo ancora qua. Questo l'hanno detto quei numeri le persone prima di me. Per fortuna è stato così, la produzione di nicchia è meno sensibile alla crisi, la produzione è quella che è e quindi ce n'è poca, o tutto sommato c'è una tensione verso averne qualcosetta in più, e per cui insomma si può collaborare con la gente che ha bisogno, che non sono lì, insomma, si riesce a sopravvivere, ecco. Un'altra cosa positiva è l'export, cioè comunque per quanto
penso che tra chilometri zero e bio ci sia un abisso. Penso che i prodotti bio sono quelli che viaggiano di più nel mondo. Paradosso, ma realtà. Non lo facciamo più se volete, ma poi chiudiamo. Voilà. Cioè, il biologico è legato all'esportazione diretta, nel senso che uno può esportare altri suoi prodotti, dico indiretto, quando, non so, io vendo i suini a qualcuno che vende i prosciutti all'estero. Questa cosa